Se ritieni sia arrivato il momento di cambiare la società, la politica, il tuo paese. Se possiedi doti comunicative e sai relazionarti con le persone. Sei ambizioso, sei ambiziosa e ritieni sia arrivato il momento di fare un'esperienza politica in modo concreto ed attivo. Telefona subito al numero 02 42 10 75 70. Non ho usato mezzi termini questa mattina il presidente della regione Puglia Nichi Vendola nei confronti della Lombardia. È la regione più mafiosa d'Italia per quanto riguarda le infiltrazioni dell''ndrangheta nella sanità, ha dichiarato il leader di SEL. Non abbiamo avuto la fortuna, ha aggiunto, di vedere sui TG nazionali i volti di Letizia Moratti e di Roberto Formigoni associati alle vicende della cronaca giudiziaria che raccontano quale sia il livello di pervasività dell'organizzazione 'ndranghetista che nella regione controlla le ASL, che ha i boss che organizzano le riunioni negli ospedali e che ha un circuito di appalti che ruota attorno a tutte le pubbliche amministrazioni di questa regione. Durissima la replica del governatore lombardo Roberto Formigoni. È un miserabile, lo sapevamo, lo conferma. Fra l'altro ripete pari pari le stesse parole che ha detto 20 giorni fa, quindi probabilmente è sotto l'effetto, come dire, di qualche sostanza. Risponda piuttosto Vendola alla domanda che gli vado ponendo da oltre un mese, cioè come mai il suo ex assessore tedesco è stato messo in galera? Non è in galera soltanto perché il PD lo ha messo a senatore. E Tedesco ha detto con chiarezza che gli stessi reati commessi da lui li ha commessi Vendola. Come mai due misure e due pesi? Rispondo alla Vendola, come mai in questo momento non è in galera? Poi potrà dire qualche cosa su una regione che è l'esempio della sanità, non soltanto per la sua, ma per tutte le regioni d'Italia.